Buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, mercoledì 12 dicembre, cominciamo sfogliando le pagine del quotidiano della Calabria che titola Prete e Maresciallo con la cosca, accusati di mafia, il parroco di Stefanaconi e un luogotenente dell'arma. Delianova, la rapina con due morti al market, arrestato il basista. Ed andiamo all'interno ad approfondire proprio questa notizia che troviamo appunto sul quotidiano della Calabria. Rapina e sangue, preso il basista. Il giovane incensurato arrestato per l'assalto al supermercato di Delianova. Al culmine di una colluttazione morirono un complice e il titolare dell'esercizio commerciale. La rapina che venne ribattezzata come la rapina di Pasqua a Delianova. Andiamo ancora nella sezione dedicata alla Piana del quotidiano. Immigrati, la regione non c'è. Intanto l'emergenza prosegue sia a San Ferdinando che a Rosarno. Il prefetto non invita al tavolo Palazzo Alemanni, che alla scorsa riunione si era chiusa a ogni impegno, e venerdì si riunisce Città degli Ulivi. Il caso in attesa del nome di Sel, Elisabetta Sofo non sarebbe più in pole position per un posto nella giunta comunale di Rosarno. Questa la cronaca di oggi, scritta da Katie Galati, da la cittadina Medmea. Senza discariche, rifiuti in strada. Situazione difficile a Gioia Tauro a causa dell'impossibilità di conferire la spazzatura cittadina. Il sindaco Bellofiore chiede al commissario regionale l'aumento della quota. Lutto a Torrenova, la Piana in chiesa per il saluto a Mallamace, e a Cittanova pago chi non paga. Antiracket a spasso per le vie dello shopping. Ieri mattina l'iniziativa del FAI di Acipac a Cittanova. Melicucco, lo spettro dell'incompiuta. A Melicucco si discute del futuro del centro per le cure palliative. In manette anche il regista. Un ulteriore approfondimento, la notizia dell'arresto di Giuseppe Papalia, ritenuto l'ideatore della rapina costata la vita a Giuseppe Antonio Strano. L'assalto al Supercry di Delianova ebbe luogo la sera del Sabato Santo. Anche uno dei banditi perse la vita nella sparatoria. Lo ha buttato là il figlio di Papalia. Per la scoperta del terzo complice sono risultate importanti le intercettazioni in carcere. L'uomo è riuscito a sbarazzarsi dell'auto abbandonandola in una scarpata. La nota di Angela Napoli, l'andrangheta è ormai infiltrata anche tra i preti. Passiamo alle pagine di Gazzetta del Sud. Vibo, indagati maresciallo e parroco. In alto Delianova, il 7 aprile di quest'anno, tragica rapina con due morti, catturato il presunto basista. Gioia Tauro, risarcimenti per l'alluvione, due imprenditori sotto processo. E andiamo all'interno di Gazzetta del Sud alla ricerca di notizie che riguardano il nostro territorio. San Ferdinando, via la tendopoli migranti. Il sindaco Madafferi ribadisce l'emergenza, la struttura scoppia e il comune non può gestirla. L'ordinanza di sgombero non comporta l'immediato allontanamento, riunito il COSP. C'è qualche problema video che speriamo di risolvere in maniera veloce, mentre andiamo intanto a pagina 25. Tragica rapina di Delianova, arrestato il basista. Il 7 aprile di quest'anno l'irruzione armata in un supermercato provocò la morte del titolare e di uno dei malviventi. Nelle foto, l'immagine di una delle vittime, Giuseppe Antonio Strano, il corpo di Luigi Napoli nella strada, e invece il viso di Giuseppe Papalia, il ragazzo arrestato ieri. Ancora all'interno di Gazzetta del Sud, palmi, scuole a temperature polari, il comune trova un po' di calore dopo le proteste degli studenti e dei genitori. L'amministrazione guidata da Barone corre ai ripari,
ma il municipio resta al gelo la grana della refezione scolastica. Melicucca la discarica può aprire, ma l'inchiesta della procura non si ferma. Operazione Torrenova Gioia, operazione K, truffe in primo grado, il tribunale di Palmi infligge 3 condanne. Palmi 5 frondi, sindaco e ordine degli avvocati uniscono le forze, no alla soppressione della sezione del Palazzo di Giustizia. L'Ancipac ha incontrato i ragazzi del liceo, denunciare il pizzo, Cittanova rinnova l'invito alla reazione. 5 frondi al fianco dei pazienti con patologie degenerative, nasce l'associazione Ricordi Futuri Ollus, familiari malati demenza. Gioia Tauro, alluvione, 2 imprenditori sotto processo, i danni provocati dal fiume Budello. Paolo Joseph Greco, 44 anni, e Armel Greco di 46, fratello e sorella, devono rispondere di tentata truffa. Secondo l'accusa, avrebbero chiesto risarcimenti gonfiati per la loro azienda. Il comune si costituisce parte civile, ovviamente il riferimento è alla alluvione del 2010. Rosarno, percorsi di legalità, seminario al liceo Piria, si terrà oggi. Droga sull'asse Brescia Gioia, ordinanza annullata, decisione del TDR nei confronti del commerciante Marcello Giacobbe di 35 anni. Sviluppo urbanistico, la sfida di Rizziconi sul piano strutturale, piena sinergia con gli altri comuni che hanno formato un consorzio. Torrenova, l'ultimo saluto a Walter Mallamace, medico stimato e padre esemplare. Lutto cittadino per i funerali che si sono svolti ieri. Cuore viola nel nome di Pasquale Stanganelli, un club dedicato alla figura di un uomo che ha speso la sua vita per lo sport. E passiamo alle pagine di Calabria Ora, prima di chiudere la nostra rassegna. Arriva lo stipendio, ma di un solo mese, comune di Reggio, drammatico incontro tra sindacati e commissari. Delianova preso bassista della rapina di Pasqua, che vediamo, questa è la notizia principale per quanto riguarda il nostro territorio. Delitto strano, preso il bassista della rapina, Giuseppe Papalia coordinò il colpo alla CRAI di Delianova in cui morì il proprietario. Nella colluttazione che seguì alla rapina rimase ferito e poi morì anche un rapinatore, il giovane Luigi Napoli. Per l'azione criminale furono arrestati 2 ragazzi, Antonio Festa, figlio di un carabiniere, e Giuliano Napoli. L'attività di indagine è comunque proseguita perché alcuni aspetti della rapina non tornavano. Occupò terreno sequestrato, un malandrino a giudizio, il GUP archivia l'accusa di furto aggravato per CREA. Chiusura degli uffici giudiziari, Napoli, ordine pronto a condividere la protesta. Beccato con un arsenale e l'erba, al via il processo a Giuseppe Alvaro. Rimpasto a metà, in cassa solo il PD, e SEL resta in attesa. Rosarno, dopo l'assessorato a Calarco, i vendoliani chiedono la scelta del loro uomo. Il rimpasto si è reso necessario dopo la rottura con l'UDC e l'addio degli assessori Scriva e Ascone. SEL rivendica quindi l'entrata in giunta per una più equa distribuzione degli incarichi. Il sindaco Tripodi pronto a scegliere un consigliere di SEL, ma i vendoliani rivendicano la scelta. Cittanova, che consiglia l'utilizzo di 100.000 euro sulla viabilità, l'opposizione chiede lumi sullo stato finanziario della comunità montana. Ferroletto della Chiesa, rilievi della Corte dei Conti, scontro in aula. E crisi del commercio a Gioia, anche a Natale negozi vuoti, nonostante gli sconti e le offerte, è drastico il calo delle vendite. La crisi pesa e si vede cassa integrazione. Cassa integrazione e provvedimenti governativi frenano gli acquisti. Ad Alessio, presidente di Ascom, associazione dei commercianti, dice: registriamo un calo delle vendite del 30%, ma speriamo in un miglioramento. Alle 17.30 di ieri, una via Roma illuminata per la festa appariva tristemente deserta. Questa è l'analisi sullo stato del commercio a Gioia Tauro, fatta da Eva Saltalamacchia. Ritardi degli uffici per l'appalto, Palmi, tremosifoni nelle scuole, Saletta, Bacchetta, gli amministrativi. L'assessore è soddisfatto per la soluzione del problema freddo a scuola, lento però l'iter interno al comune per l'avvio delle procedure. E ancora Palmi, Infantino, ancora niente mensa nelle scuole, le famiglie penalizzate.
Palmi, successo per il mercatino di Natale, Rosarno, apprezzamento dei cittadini per l'iniziativa di comune e associazione. Scusate, l'iniziativa quindi si riferiva a Rosarno e non a Palmi, come ho detto erroneamente. Mondo Arte in mostra a Palmi, in questo caso davvero sì, a Palmi. Esposte le opere di Domenico Pistoia, Marziano e Chirillo. E infine chiudiamo con un approfondimento sulle tradizioni di Pasquale Patamia, la lingua dei gioitani, espressioni colorite e male parole per un dialetto gioiese che continua a mantenere intatta la sua forza e la sua espressività. Ancora intatto il tipico gusto popolare per la battuta fulminante. Era questa l'ultima notizia di oggi, Piena Stampa torna domattina alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.